Questa è l'isola in cui sono stato esiliato da Kiflo. Ma non sono solo esiliato, Kiflo mi mette alla prova con delle sfide. Se riuscirò a superarle, sopravviverò e mi darà dei premi. Altrimenti, oddio, non voglio saperlo. Se anche voi l'idea di rimanere su un'isola abbandonata vi piace, allora lasciate un like sotto questo video. Oh mio Dio. Ma quanto ho dormito? Dove cavolo? Dove mi trovo? Oh mio Dio! Sono su un'isola! Ma com'è successo? Oh cavolo! C'è nessuno! Non c'è nessuno! Lo Santos è troppo lontana! Ok, devo tornare! Devo tornare verso lo Santos! Devo tornare! Non sono un grande nuotatore! Addio! Troppa fatica. Devo salire sull'isola. C'è un segno di civiltà. C'è un segno di qualcuno laggiù. Forse non sono messo poi così male, ragazzi. Ok, allora proviamo a salire qua sopra. Oh mio Dio, ma è piccola così. Oh mio Dio. C'è un'altra isola laggiù, ragazzi, che potremmo provare a raggiungere magari più avanti, giusto per capire cosa cavolo c'è laggiù, ma... Oddio, questa è tutta la mia vita? D'ora in poi? No, non c'è una... Però lì c'è una coltivazione di qualcosa, quindi forse da mangiare potrei averlo. Però acqua potabile? Oh mio Dio, non ci avevo pensato all'acqua potabile. Ok, allora fatemi ambientare un attimo come sono finito qua. Perché sono finito qui? Oh, oddio che cado dalle scale. Cosa devo fare? Cosa c'è qua dentro? C'è una specie di box elettrico. Staff only? Che staff? Staff di che? Ok. Permesso? Oh, è aperta la porta! C'è computer! Telefoni, computer! Oh mio Dio, computer acceso! Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, ma... È un intranet! Non c'è collegamento a internet! No, fax! Telefono, computer! Vai, da dove si accende? Telefono? No, è staccato! Oh mio Dio, non ci posso credere! Ok, però... Una notizia buona c'è, ragazzi. Ho un tetto sulla testa, un posto in cui poter sopravvivere. Una barca! Una barca, una barca, una barca, una barca, una barca, una barca, una barca. Sì, la salvezza, sì. Ho trovato la salvezza. Devo riuscire a salire sulla barca, ma... Come? Ok, sono sulla barca. No! Cavolo! È legata là sopra. Non riuscirò mai a... Dio. Cosa sono questi botti? Cosa caspita sta succedendo? Non ditemi che questo è un sito di test nucleari, perché se questa è la verità io sono letteralmente fritto. Che cosa caspita è questa? È una specie di mausoleo, cos'è? Ma il cielo è sereno! Ho paura ad avvicinarmi adesso. Vediamo un... Oddio, ci sono dei goblin qua. Chi osa disturbare la mia meditazione? Goblin, hai parlato tu? Cosa c'è scritto? Se... Oh! Ok. Scusi. Lei è un dio? Sono Dio Kiflom. Sei Paki? Stano, no, sono Dio Kiflom! Porca miseria! Ok, Dio Kiflom, che cosa vuoi esattamente? Perché parli col naso, comunque? Sono un po' raffreddato. Ok. Perché mi trovo qui? Cosa ci faccio su un'isola deserta, signor Kiflom? Ti prometterò ricchezze inestimabili, Roberto. Solo se riesci a superare le mie sfide. Sappi che ci sono gravi conseguenze se fallirai. Oh! No, prende fuoco, sta prendendo fuoco. L'isola già è piccola, porca miseria. Ok. Ok. Cosa devo... Ma perché io? Perché sono stato scelto io tra tutte le persone del mondo? Che mi sembri quello più adatto. Va bene. Ho un uccello. No, ok, no. Va bene, allora cosa devo fare? Qual è la prima sfida? La prima è
quella di raccogliere degli artefatti nascosti su quest'isola. Ciascuno è custodito da dei pericolosi guardiani. Oh no, mi dai qualcosa per difendermi e attaccare questi guardiani? Cosa ti do? Mi dai qualcosa per difendermi? Come faccio se no? La mia fiducia, Roberto. Io confido in te. Ok. Forza, cerca degli artefatti. E come sono fatti questi artefatti? Cosa dovrei... Fatti ad arte. Artefatti. Fatti ad arte, artefatti. Ok. Ti consiglierei di iniziare... Sì? Lontano da me. Ok, va bene, ciao! Giusto. No, ma porca miseria, ma perché? Perché? La tettoia! Ok. Degli artefatti fatti ad arte. Ce la posso fare, ragazzi. Allora, devo prendermi coraggio, ragazzi, ma devo anche vincere la sfida, perché sennò sapete che Kiflom potrebbe uccidermi o chissà che cosa mi fa. Scherzi sempre più importanti. Aspettate un attimo, ma lì, sbaglio, c'è un cartello di stop che prima non c'era. Forse in cima alla torre, un posto dove io ho già guardato, ma non ho trovato niente. Oh mio Dio. Qui c'è una cassa che prima non c'era. Sembra una cassa di esplosivi. Strano. Utili, però. Perché hai messo un cartello stop così? Quello è quello che ho visto da sotto, in effetti. Ho messo un cartello stop così, a casissimo. Stop. Non è che mi fermi con un cartello stop, eh? Che scemo. Ed eccoci qua, ragazzi. Non c'è letteralmente niente. Ah, no. E invece c'è qualcosa. C'è un fucile e un libro. De Kama. Sutra. Boh, non so cosa significhi, ma va benissimo così. Quindi prendiamo sto fucile e gli esplosivi. Che roba strana. Ok. Quindi non so se è questo libro. Mio Dio, un bel fucile. Chissà se riesco a sparare anche. Non so se spara qualcosa. Tanto qua non c'è nessuno, è un'isola. Spara! Fichissimo! Quindi adesso sono armato con gli esplosivi. Quindi ragazzi, a proposito di questo, adesso possiamo scendere. Però non ho capito perché... Oddio, non riesco più... Ma sto cartello... chi è? Oh, che cavolo. Ok, sono passato. Facilissimo, ragazzi. Come rubare una caramella ad un bambino, praticamente? Oh mio Dio. Perché la luna è così? Oh no. Che cos'è quello? Ma stiamo scherzando? Kiflom. Che cosa caspita sono quelli? Non ditemi che mi ha dato l'arma perché devo combattere quei cosi. Oddio. Si stanno muovendo. Perché si stanno muovendo? No, non verso di me, spero. No, fermo! Fermo, sparo! Fermo, sparo! Oddio! Ok. Ok. L'ho ucciso. Uno è stato ucciso. Ok. E gli altri? Dove siete? Oh mio Dio! Sono invincibili! Come... Oddio, no! Granata! No, mamma mia! Porca! Ok, uno è morto! Due sono morti! Ok, devo sparare tutti, devo ucciderli tutti! Quante granate ho? 25! Ok, questo era un artefatto, ma stiamo scherzando! Che cosa succederà negli altri artefatti allora? Kiflom, ti prego, Kiflom, smettila! Ti prego, non farmi fare queste cose! Li ho uccisi tutti? È finita? Sembrerebbe essere finita, no? Forse ce n'è uno. Ok. Morti. Dobbiamo andare da Kiflom. Credo che siano morti. Basta, è finita. Oddio. Oh sì. Oh sì. Il cielo si muove velocissimo. Kiflom. È finita. Oh, ok. Kiflom. Oh, chi osa disturbarmi ancora? Ho l'artefatto. Ce l'ho. È un libro. Qual è? Vediamo. Si chiama il Kama. Kama che è? Non lo so, c'è scritto Sutra. Sutra qualcosa. Sutra Kama. Sì. Ecco. Bravo. Sì, l'ho preso. Hai recuperato il primo. Il primo? Come il primo? Quanti ce ne sono? Ce ne sono altri due. Ma fidati. È molto più semplice. Ah, ok, meno male. Hai incontrato il mostro Golem. Mostri Golem. 50.000 mostri ho incontrato. Si sono riprodotti. Perché? Pensa.
Dai, non voglio stare su questo isolo, voglio tornare allo stato. Voglio bere un frappuccino da Starbucks. Non voglio stare qui a morire di sete e fame. Fermo qui. Lenzo, sto facendo la preghierina. Scusa. Levati. Ah, sì, mi levo. Sto fermo lì. Tutto, porca miseria, ogni volta mi... Il tuo primo premio. Dietro una cripta, bravo. Ah, qua? Una Porsche! Ma che me ne faccio di una Porsche? Sono su un'isola deserta. Una Porsche! Ma sono ti su... Ho detto che ti promettevo ricchezze inestimabili, Roberto. Oh! Ok, però me la lascio qui, bella al sicuro, perché l'isola non ha strade. Va bene, allora qual è il prossimo artefatto? Dai che ce la faccio, che così riesco a prendere un'altra ricchezza e... Si trova su quell'isola. Ma io non so nuotare. Ti darò una barca, Roberto. Grazie. Una barca con cui posso tornare allo Santos, allora. Non credo proprio, a meno che tu non voglia essere fulminato. Oh, cioè, ok, no, non voglio essere fulminato, non voglio essere... Okay, dove si trova? Dovrò prendere la Porsche. No, scusa, non dirò mai più una cosa del genere. Lasciami la Porsche, però, ok? Grazie. Certo. Non c'è nessuna barca qua, ovviamente. A meno che non intendesse questa barca qua che adesso mi sblocca. Non si capisce come caspita ragiona Kiflom, ma... Dio! Mi hai fatto cadere in testa una barca! Ma che... Ma è una barca Lamborghini! Porca miseria, troppo grande. Allora, oh mio Dio. Kiflom, ho capito che mi riempi di ricchezze, ma se non posso muovermi da qua, che cosa servono le ricchezze? Oh mio Dio! È bellissima, guardate! Che lusso, incredibile! Però non va. È ferma. Oh, adesso va. Adesso. Vi giuro, si sblocca da sola. È pazzesco. Oh, 200. Oh mio Dio. Ok, più. Oh, 200. Da che vola sta barca. Ok, siamo quasi arrivati sull'isola nuova. Ok, si trova qui. Oh mio Dio. Ok, cosa devo cercare qui allora? Un artefatto. Allora. Un artefatto. Allora, sinceramente, non vedo proprio nulla su quest'isola. Tranne forse alberi, palme e rocce. Oh mio Dio, come non detto! Che cosa caspita è quello? Non c'era un secondo fa. Allora, vediamo un secondo. Le cascate dei due gufi. Non ho idea di che cosa significa, però non c'è niente dentro. Allora, ragiona. Cosa vuole che Kiflom, che cosa che tu faccia? Non ne ho la più pallida idea, ma sicuramente ha a che fare con questo. Sicuramente ha a che fare con questo. Oh mio Dio. Vedo una specie di tomba o un'altra cripta e poi ci sono sopra delle cose fluttuanti che sembrano degli oggetti e non vorrei che uno di questi sia l'artefatto di cui ho bisogno. Però qua c'è un RPG. Non ci posso credere. Ok ragazzi, prepariamoci perché mi sa che mi tocca un'altra lotta bella potente. Ok, penso prendiamo l'artefatto, almeno questa roba rosa. Ok, preso. Perfetto. Mi pare che no... E infatti il cielo si sta... Oh mio Dio. Ok, che cosa succederà adesso, ragazzi? Non lo so, ma sono pronto. Oddio, c'è una luce laggiù. Oh! Che cos'è quello? È un lupo mannaro con le luci... Con le mani... Oh no, fermo! Stai indietro! Uso la... Ho un RPG in mano! Non provare ad avvicinarti verso di me! Fai un passo falso, io ti... Oh! Oh, ma che fa? Oddio. Mamma mia. Porca miseria. Oh, ok, ho capito che... ho capito che ha dei poteri sopravvaturali. Oddio. Dov'è? Devo trovare una posizione più alta in cui posso... È sparito, non lo vedo. È sparito. E perché dov'è? Fregato! Anch'io ho dei poteri, eh! Ok! Gli ho fatto del danno! Non so se l'ho ucciso, ma...
Non so se l'ho ucciso, però. Credo di sì. Credo di sì. L'ho ucciso. L'ho ucciso. Oh mio Dio. Avrò un'altra ricchezza e speriamo che sia quella barca della Lamborghini, ma... ok. Keflom! Hai visto? Hai visto? Ho recuperato anche l'altro artefatto. Sono qua. Oh, ok, ecco Keflom, ok. Ho preso l'artefatto, hai sentito, no? Hai visto che ho fatto tutto quello che... Qual è quindi il secondo artefatto? È il... una specie di cilindro rosa. Di che materiale è? Gomma. È lui, allora. Ok. Okay. Perfetto, torni sì. Sull'ultima isola. Sull'isola di prima. L'ultimo artefatto. Ok, sì. Va bene. Vado con la barca Lamborghini. Eccola qui, che bello. Bene ragazzi, poteva andare molto peggio. Ma per fortuna siamo riusciti ad ucciderlo. E lui non ha colpito noi, non ci ha uccisi. Il che è già un bel vantaggio e una bella vittoria secondo me. Allora, siamo comunque arrivati e tornati sull'isola. E vediamo qual è l'ultimo. Ma sinceramente non è effettivamente diventato più difficile. Aveva ragione che è migliorata la situazione invece di peggiorare. Comunque, vediamo qual è il terzo e ultimo a questo punto. E, eccoci qua, la cripta. Ah, Keflom! Eccomi qui! Sono tornato! Oh! Sta a posto? Sì. Vabbè, eccoci. Dimmi. Eh no, devo trovare l'ultimo artefatto? Posso andare? Certo, si trova là in quella casa. Ah, non sbaglierai. Ah, ok, grazie. Ad entrare non ci saranno problemi. Ah, va bene, ok. Ciao. Allora, vediamo un po', ragazzi. Entriamo nella casetta immediatamente perché voglio che questa cosa abbia fine il prima possibile. Ok. Credo che questo non fosse qua. Questa bottiglia di, non lo so, polvere bianca. Penso sia questo l'artefatto a questo punto. Ok, proviamo a prenderlo. Ok, penso fosse questa. Presa, credo. Oh, no. Sì, è lei. Perché c'è una railgun qui? Ok, prendiamola. A questo punto. Ok. Oh mio Dio. È inutile dirti di stare fermo? Oddio. Non gli ha fatto niente. Non gli ha fatto niente. Oh! No. Porca miseria. Ok. Devo salire su una posizione più alta dove posso sparargli, ma lui non può salire, credo. O forse può. Porca miseria, che male. Ok, è caduto anche lui. Devo approfittarmi di questa situazione. Oh no, l'ho missato. L'ho ucciso. Ok. Keflom, l'ho ucciso, ce l'ho fatta, ho vinto. Mi hai chiamato, Roberto? Sì, ho vinto, hai visto? Ho preso anche l'ultimo artefatto. Sì, e qual è l'ultimo artefatto? È una bottiglia con della polvere bianca dentro. Sì, stasera la usiamo tutta. Bene, qual è il tuo desiderio, Roberto? Esprimine due. Due desideri? Vorrei tornare a Los Santos. Non vale. E diventare questo. Ricco. Qui su quest'isola potrai essere ricco. Dimmi cosa vuoi, io te la darò. Vorrei una La Voiture Noire. Che cos'è sta cosa? È la Bugatti più rara del mondo e forse l'auto più costosa del mondo. Aspetta. Stai guardando nel tuo enorme database? Ah, allora. Ecco, la Bibbia, giusto. Okay. Il primo desiderio esaudito, questa Bugatto. È questa la Bugatto? Sì, è lei, è la Voiture Noire. Wow. Grazie. Beh, prego. Certo, l'ho scelta io. Scusa. Il secondo desiderio? Cibo e acqua sull'isola. Cibo e acqua sull'isola. Ok. Sì. Va bene questo? Porca miseria, sì, va bene. Ma ci mangio. Ma va male? O è con i conservativi? Bene. No, c'è il mio conservativo. Ok, suona un po' male, però va bene. Ok, sì. Ora allora ti metto anche qualcosa da bere. Grazie. Ecco, il panino troverai la botola di acqua. Oh, meno male. Grazie. Acqua ghiacciata. Che bello, acqua ghiacciata. Va bene, Keflom, quindi grazie mille di tutto e ci vediamo alla prossima, allora. Poi
Così. La prossima quando? Dico, non lo so, se succede, se capita. Io adesso ho la barca, ho la Porsche, ho la voiture noire, il cibo e acqua, l'isola, no. Tutto. Ora dovrei fare qualcosa per me, voglio divertirmi un po'. Ti va di fare una gara? Beh, non proprio, però... Lo dovrai fare. Ecco. Ok. Vai nelle vicinanze, qui troverai il punto di partenza. Hai 3 veicoli a tua scelta. Trova il posto e ti raggiungo. Ok, 3 veicoli a mia scelta, va bene. Ok, dai, cosa può essere una gara, no? Eh sì, cosa può essere? Questo è parte del percorso. Oh, mio Dio, ma... Wow! Ok. Ah, start. Ok, è lì lo start. Bene, quindi sembra un gioco da ragazzi, mi sembra abbastanza corta anche come pista, non mi sembra esageratamente esagerata. Sì, a questo punto devo partire da qui. Boh, chiflom o chiflom delle mie brame. Sento il rumore di una moto. Oh! Caspita! Bella! È con questa che devo girare? No, se non vuoi, scegli tu. Io non voglio di perdere tempo nel scegliere. Scegli Ford tu. Bronco. Oh, Ford Bronco. Oh, mio Dio! Ah, dovrei smetterla di far comparire le cose così. Sì, comunque è questo. Con questo lo batto in un niente proprio. Allora, se ho capito bene, quindi questa è la pista su un'isola. Ford Bronco è perfetto. Ti sei fregato da solo, diciamo, perché... Questo è un veicolo, cioè, proprio easy, easy per fare sta roba. Allora, vediamo. Qui a destra, la la la. Hai visto tutto il percorso? No, però vabbè, penso che sia tutto così, no? Oddio, perché va sull'acqua? Oh no, 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 dovevo sceglierne uno più stretto. Oh mio Dio. Puoi allargarmi la strada un po', per favore? No, posso al massimo restringerla. Yeah. No, non restringerla. Oddio, no, mi sono già incastrato. Okay, sei capace. Oh no, ma qua finisce sull'acqua poi. Ma che, perché? Ma oddio, è troppo largo, non so se ci passo. Devo aspettare che la marea è più bassa qui. Ma ti muovi o no? Sì, mi muovo. Dammi un attimo di tempo, non mi hai dato limiti di tempo. Oh no, 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 no. Bene, è la prima, è andata male. Qual è il secondo veicolo? È il secondo veicolo, Sì. La moto. La moto, quale moto? Quella lì, quella moto lì va bene. Quella moto lì? No, la motocross. La motocross. Postati per favore. Ah, sì, giusto. Oh mio Dio. Ti sembra una motocross questa? È una stradale. KTM, hai visto questa qua che... Sì, ecco, così. Oh, sì, questa va bene. No. Bene. Ok, sì, questa sì, ok. Perfetto. Prendi l'altro e andiamo insieme, vediamo. Sì, un po'. Sì. Ok. Oh, perché accelera così tanto? Oh, ma in penna. Ok, va bene. Allora, ragazzi. Però le ruote entrano dentro... Aspetta! No! Oh, no, neanche una moto posso prendere. Ok, ultima possibilità, immagino, Certo, oppure andrei agli inferi. Agli inferi, così, dal punto in bianco. Che veicolo potrei... Pensa bene. Forse un Jeep Wrangler? Ok, ce l'ho, vorrei un Jeep... No. No, perché non ci passerei. Oh, oddio, no, nulla di tutto ciò. Vorrei un Jeep Wrangler, specificatamente versione Trail Cat, ok? Ok. Eccolo. Sì, me lo ricordavo più piccolo, però. Però sì, è lui. Ah, è beh. Lui. Ok, piano allora, Piano, ragazzi, piano. Sembra funzionare bene per ora. Non sembra aver troppi problemi. Ok, piano. Piano. No, la ruota! Ma è caduta da sola! Non vale! È caduta da sola, Kiflon, puoi fare qualcosa! È caduta così, si è staccata di netto! Che sono meccanico! Sì! Sei un dio, puoi fare tutto! Ah, ok, grazie, sono ancora in gara, perché grazie! C'è. Ok. Ci sono, Ci certo. Sono, Kiflon. Certo. Mi sto concentrando, Kiflon, questa parte, ti manca.
Sono concentrato, Kiflom! Sono concentrato, occhio. Kiflom! Sono concentrato, Kiflom! Oddio! Sono concentrato, Kiflom! Oh! Oh mio Dio! Eccomi! Wow! Ho vinto! Ah! Ce l'ho fatta! Bravo! Oh! Ce l'hai fatta! Oh. Rischiamo così gli inferi! Oh. Ce l'hai fatta! Bravo! Grazie, grazie! Scendo. Dammi tre desideri! Tre desideri? Ok, voi ragazzi, che cosa desidereste? Fatemi la lista nei commenti di quello che avreste chiesto se foste stati nella mia posizione su un'isola deserta. E beh, cercherò di mettervi un bel cuoricino al vostro commento, quindi sbizzarritevi, direi. Ah, ok, eccoti. Allora, ho pensato un po' a quello che vorrei e vorrei dei vestiti nuovi, perfetti per l'isola e lussuosi e allo stesso tempo. Poi vorrei un elicottero. Un elicottero? Che ci fai con l'elicottero? Quando poi finirà tutto questo me ne vado da qui e avrò l'elicottero. Sì, poi... certo, come no, finirà. Poi? E poi una donna. Una donna. Una donna. Ok. Per creare famiglia. Ah, per creare famiglia? Sì, mettere su famiglia su quest'isola. Ok. Quindi non ti basto io e vuoi una donna. Sì. Ok. Vediamo se ho capito bene. Forse così ti convinco. Va bene, ma sei sempre tu però. Ma tu non lo saprai mai. Ok, se questo è quello che riesci a fare, va bene. Ah. Ok. Beh, diciamo fa un po' caldo per questi vestiti qui, però d'altronde quando verranno le tempeste ci sta. Grazie, Kiflom. Ok? Bene, bravo. Bene, allora ci vediamo alla prossima. Grazie. Sì, ci vediamo nella caverna. Che intendi con caverna, scusa? Una caverna sotterranea infestata da altre creature misteriose. Oh, cavolo. Che cosa devo fare? Devi recuperare un oggetto prezioso che mi è stato sottratto. Sì. Non devi essere né catturato né ucciso. Se ti chiedono chi ti manda, di che ti manda Gesù. Ok. Bene. Perché non vai? Ok. Dove si trova sta cosa? Esattamente qui. Oh! Va bene. Altrimenti perché ti avrei chiamato, Roberto? Ho capito. Devi andare per forza tu. Vai. Vado. Allora, Roberto, sei dentro? Sì. Oh mio Dio, sì, sono dentro. Davanti a te cosa c'è? Un occhio che mi guarda. Tipo di un dinosauro. Occhio, quella è la telecamera. Devi scendere dal lato, mai dal centro. Oh mio Dio, mai. Ok. Lato destro o sinistro? Da un lato, vedi tu. Ok, destro, va bene. Ma che cosa devo fare qui? Sono... Devi prendere qualcosa per me. Sono sceso, sono sotto, sto fermo sotto. Ok, cosa vedi? È un tunnel gigante con delle arcate e al centro c'è una lanterna con sotto una specie di bastone in piedi. Quel bastone c'ha l'uccello? Sì, quel bastone c'ha l'uccello, sì. Devi prendere quel bastone con l'uccello. Ok, vado a prenderlo allora. Vai, fai attento. Fai attento. A cosa però? Vado dritto e basta? Forse non hai capito, ci sono tante creature che si risveglieranno quando tu prenderai quel bastone. Non appena prendi quel bastone, scappa! Ok. Eccolo qua, lo vedo il bastone allora, con l'uccello. Ma io no. Devo con calma, non voglio svegliare nessuno. Ok, sta diventando tutto più luminoso. Oddio, è tutto luminosissimo adesso. È come se vedessi Kiflom per la prima volta. Oh mio Dio! Wow! Oh no, no, scappa! Wow, scappa! Mio Dio, cos'è? Le scale dal lato, le scale dal lato. Oh no! Calma. Sono sull'isola? Sì. Sei sull'isola, sì. Oh mio Dio, ok. Allora, okay. Hai preso quello che volevo? Ho preso il bastone con l'uccello, l'ho preso. Dov'è? Qui, in mano da me, eccolo qui. Bravo, ok. Sì, passami quell'uccello dalla tua mano. Sì, ecco qua, ecco qui.
Ok, ho preso l'uccello. Sì. Bene. Bene. Questo non è un semplice uccello. Questo è il mio bastone. Ok. Con questo ho i poteri illimitati. Oh, È caspita. tutto grazie a te, Roberto. Sì, beh, meno male. Ora potrò affrontare mio padre. Ah, non sapevo di questa lite in Questioni di famiglia. famiglia, sì. Ok. Beh, insomma, sì. Allora dimmi cosa Sì. vuoi, Roberto? Voglio una mega villa gigante, mega enorme. Una mega villa gigante, mega enorme. Sì, Parata moderna, potè. moderna, con Ah, piscina e vista sul con mare. piscina. Ah, con vista sul E mare. poi tre Allora, piani. esaudito. Ah, già, Dopo esaudito. cosa vuoi? Beh, quello che mi è stato promesso, ricchezza infinita, auto infinite. Allora troverai tutto nella tua nuova casa. Ci vediamo lì. Ok. Wow, ok. Ah, oh mio Dio. Oh mamma! Lo vedete anche voi? Oh, non ci credo! Come non ci posso credere? Una villa moderna a tre piani con la piscina e la vista sul mare e lo supercar, un jet privato? Sto sognando! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Guardate che cucina! Oh! Una camera da letto Allora, gigante! ti piace? È bellissimo! È bellissimo! Oh, mio Dio! Mio Dio, mio Dio, mio Dio! È tutto per me! È tutto per te, mio caro servo, sì. E Grazie, Kiflom. Ah, e grazie. io ti faccio una domanda, Roberto. Sì. Preferisci rimanere qui, sull'isola, come mio alleato e guadagnare grandi ricchezze, ma non poter uscire fuori da quest'isola? Oppure tornare alla tua vecchia vita da disperato. Kiflom. Ci ho pensato molto. Kiflom o grande Kiflom. Scelgo l'opzione. Bene, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, allora lasciate un bel like. Ci vediamo giovedì con il continuo di questo episodio. Il prossimo episodio sarà una premiere. Andate immediatamente sul mio canale o nella vostra sezione iscrizioni per la premiere della continuazione di questo episodio. E detto ciò, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, nel frattempo che aspettate l'episodio di giovedì, non perdetevi anche questo episodio in cui rubo tutte le auto al prete. E questo episodio in cui rubo tutte le auto ai professori. Detto ciò, ragazzi, grazie mille. Arrivederci.